Abbiamo quindi visto la stima ML e i parametri del canale, quindi i parametri di sincronizzazione. Vediamo un attimo, prima di chiudere questo argomento, un eventuale schema blocchi globale che può racchiudere i passi che vanno fatti nella stima dei parametri del canale. Abbiamo un segnale ricevuto che arriva da qui e la prima cosa da fare è il recupero dei portanti, altrimenti non posso neanche fare la conversione in banda base. Frequency recovery. Da qui esce fuori una stima della frequenza di portante, o meglio dell'incertezza che avete sulla frequenza di portante. Magari proprio radice 2 elevato a 2 pi greco i meno fc più delta fc cappuccio t. Filtro basso a basso e quello che esce fuori qua è l'equivalente basso a basso del segnale. A questo punto quello che si può fare è un recupero della fase. La uscita viene utilizzata per generare il fasore elevato a meno di teta, così la moltiplicate per l'ingresso e il contributo di fase non c'è più. A questo punto qui fate filtri attati, perché se vi ricordate in qualsiasi ricevitore ha bisogno di filtri attati per poter essere realizzato. Filters, così ce ne sono più di uno. Ma questi filtri vanno campionati e l'istante a cui campionare ce lo deve dire il circuito che fa il recupero del timing. Ok, vi dà una stima del ritardo tau e dell'incertezza sul passo di simbolo delta t. Quindi qua uscirà una stima tau più k t più delta t, e queste sono stime, che vi dice a che frequenza campionare. E poi c'è la regola di decisione, che l'argmax dovete sottrarci energie, ma l'energia da sottrarci deve essere quelle ricevute, e quelle ricevute prevedono una conoscenza dell'ampiezza, e quindi c'è bisogno anche di un circuito che fa il recupero di portanti di ampiezza, quindi diciamo amplitude estimation. Qui c'è il ricevitore, il detector, potremmo chiamare detector. Ok, chiaramente non detto che vado fatto in quest'ordine, ma più o meno questo può essere uno schema. Nella pratica però, come abbiamo sempre detto, si preferisce fare tutto in digitale, quindi si preferisce spostare il campionamento a monte di tutto e fare tutto il resto in digitale, quindi anche i filtraggi adattati farli in digitale, quindi simulando un filtro analogico. In questo caso l'espressione o lo schema equivalente diventa qui, la conversione in banda base la devo comunque fare. Qui abbiamo l'equivalente basso a basso, che a questo punto viene campionato a un passo molto fitto,
più del doppio della banda, tanto costa poco, e tutto il resto viene fatto in digitale. Rotazione di fase. Qui a questo punto arriva la stima della fase. Timing, quindi qui arriva una stima del ritardo. E per ritardare un segnale discreto bisogna interpolarlo, perché io devo ritardare di un numero intero di campioni, ma va ritardato di un numero di un coefficiente reale, e quando dovete ritardare un segnale discreto di un coefficiente reale dovete interpolare. Dicevo, se avete questo segnale che è campionato e lo dovete ritardare di un campione, è facile, lo prendete e ritardate un campione, ma se dovete ritardarlo di un ritardo tau reale, non è detto che questo ritardo tau reale sia un multiplo del passo di campionamento. Magari dovete ritardarlo di un campione, 0,3, e quindi vi serve un campione in questo punto, che non avete. E qui va ricampionato, o meglio, va interpolato e ricampionato. Quindi per fare questo ritardo si fa tramite un interpolatore. E poi c'è il detector. Pure fa la stima di simbolo. E magari qua c'è bisogno di dell'ampiezza. Qui nell'ampio estimation ovviamente mettiamo la cartuccia. Poi qui potete farlo come vi pare, potete prima ritardare e poi fare rotazione di fase. Possono essere disgiunte oppure può essere tutto congiunto, queste potrebbero essere stime congiunte, tutte e tre fatte assieme come abbiamo visto prima, magari prese da qua. Esce fuori da qua, faccio una stima e poi le fornisco ai rispettivi blocchi. Va bene. Penso non c'è più altro aggiungere, facciamo soltanto un breve commento sugli algoritmi di tracking dei parametri, perché abbiamo visto che la stima dei parametri di sincronizzazione, quindi la sincronizzazione di canale si fa a due fasi, acquisition e poi, se la trasmissione non è a pacchetti di durata molto breve, tracking dei parametri. L'acquisizione dei parametri in genere si fa tramite la stima ML, quindi massimizzando una certa funzione di merito, e la funzione di merito che vado a massimizzare è in genere una funzione proporzionale alla verosimiglianza. La cui massimizzazione può essere complicata, e se non si riesce a fare in forma chiusa, come abbiamo visto adesso, in genere si può fare anche la via numerica. Quindi tracking dei parametri del canale. Se lo fate per via numerica bisogna fare ricorso a un algoritmo molto semplice, perché questa massimizzazione va fatta in real time, su intervalli di tempo piccolissimi, paragonabili a intervalli simbolo, che sono millisecondi, microsecondi, nanosecondi. Stiamo parlando di oggetti di durate veramente brevi. Quindi la massimizzazione della funzione di verosimiglianza va fatta su scale temporali brevissime, brevissime. Quindi o ce l'ho in forma chiusa e la calcolo, o se non ce l'ho in forma chiusa va fatta per via numerica, però mi serve un algoritmo che è numerico, la risolve in maniera molto semplice.
uno degli algoritmi più semplici che vengono utilizzati per massimizzare o minimizzare una funzione è l'algoritmo del gradiente. Ve lo spiego in una parentesi che apro su quest'altra lavagna. Cullati anche da questa magnifica melodia. Una marcorda terribile di Vecchioni. Musica sempre di qualità. Allora, dicevamo, algoritmo del gradiente. Se voi volete minimizzare una funzione convessa, una funzione che fa così, che quindi ha un unico minimo e si raggiunge facilmente, o massimizzare equivalentemente una funzione concava, quindi una funzione che fa così, un metodo semplice per farlo è l'algoritmo del gradiente, che procede in questa maniera. Ve lo faccio per una variabile aleatoria, scusate, per una funzione da massimizzare in modo dimensionale, e quindi avrò la derivata di. Se è multidimensionale avrò il gradiente di, per questo l'algoritmo del gradiente. Si parte da, all'istante 0, da un punto qualsiasi, e poi all'istante k-esimo si aggiorna il punto partendo dal punto precedente e spostandosi lungo la direzione del gradiente, perché ricordate che il gradiente punta lungo la direzione del massimo, quindi se io mi sposto lungo la direzione del massimo, mi sposto lungo la direzione del gradiente, mi sto spostando verso il massimo. Il gradiente è una funzione monodimensionale, è semplicemente la derivata valutata nel punto precedente. Lambda è un parametro che si chiama step size, che va scelto in maniera accurata. Per cui questo algoritmo funziona, ve ne rendete conto in maniera molto semplice se fate un disegnino di un'eventuale funzione f che magari ha un andamento convesso, concavo, scusate, la state massimizzando questo. Se convesse volete minimizzarlo, mi muovo lungo meno la direzione del gradiente, perché devo andare dall'altra parte del gradiente, perché voglio minimizzarlo. Ad esempio, se x con k meno 1 sta qui, questa è la funzione nel punto x con k meno 1, questa è la sua derivata, che è positiva, di conseguenza il punto successivo si troverà qui. Perché parto dal punto precedente x con k meno 1, ci sommo lambda volte la derivata nel punto precedente che è positiva, e quindi c'è spostarti verso la direzione del gradiente, lungo la direzione del gradiente, ma il gradiente punta verso il massimo, e mi sposto a destra. Viceversa, se invece mi trovavo in questo punto qui, se questo fosse stato x con k meno 1, il gradiente stavolta punta in questa direzione, questa è la derivata in x con k meno 1, la tangente, che punta in quella direzione, scusate, la derivata è questa, è negativa, e quindi il gradiente punta in questa direzione, sì, scusate, x con k è questo, perché lo ottengo dal punto precedente, x con k meno 1, più lambda volte la derivata, ma qui la derivata è negativa. E quindi più lambda volte una quantità negativa vuol dire spostarsi a sinistra. Come vedete, se mi trovo in questo punto mi sposto di qua, se mi trovo in questo punto mi sposto di qua. E piano piano mi sposterò verso la direzione del massimo. E l'algoritmo smette di aggiornarsi quando si raggiunge proprio il massimo, perché se mi trovo qui la derivata è zero e non mi muovo più. Quindi quando l'algoritmo smette di aggiornarsi vuol dire che ho raggiunto il massimo. Lambda, abbiamo detto, si chiama step size parameter, quindi lo step size di quanto devi spostarti, devi spostare in maniera proporzionale al gradiente. Di quanto però? Beh, una quantità piccola. Questa quantità non deve essere né troppo piccola, altrimenti fai spostamenti microscopici e ci metti una vita per arrivare al massimo, né troppo grande, altrimenti lo spostamento può essere troppo grande e tu te ne vai dall'altra parte e cominci a oscillare attorno al massimo.
nella pratica o si prende una quantità abbastanza piccola, ma non troppo piccola, fissa, oppure addirittura si prende una quantità che è dipendente dall'istante k. Quindi avrete una lambda con k, e lambda con k deve soddisfare due condizioni in genere: che va a 0 con k, quindi diventa sempre più piccola, però la somma di lambda con k deve fare infinito, quindi non deve andare a 0 rapidissimamente, altrimenti voi vi spostate di tanto, poi di poco, poi di pochissimo, e poi vi fermate qua vicino. Ok, quindi questo parametro deve andare a 0, ma deve andare a 0 molto lentamente, così vi consente di spostarvi lungo il massimo, di arrivare al massimo. Questo è l'algoritmo del gradiente, è un algoritmo semplicissimo, l'abbiamo spiegato in un 2 minuti. E come vedete si tratta semplicemente di fare la somma del punto corrente più la derivata nel punto precedente. Quindi è molto semplice, soprattutto se avete la derivata o il gradiente in forma chiusa. Ora vediamo un po' come si può utilizzare questo algoritmo per il tracking dei parametri. Abbiamo detto che nella stima di parametro quello che si fa, dei parametri del canale, quindi la sincronizzazione, è stabilire una funzione di merito e si massimizza quella funzione, e si prende i parametri che massimizzano quella funzione di merito o che minimizzano quella funzione di costo. La funzione di merito più ovvia da utilizzare è la funzione di verosimiglianza. Voi la volete massimizzare, e supponete che l'avete fatto e la funzione di verosimiglianza è molto complicata e strana, ed è questa qui a un certo istante, e questo è il punto di massimo, va bene? Questo è φ punto di massimo. Avete fatto acquisition, questa è la stima ML che massimizza la funzione di verosimiglianza. Ho una generica funzione di merito che in genere può essere proporzionale alla funzione di della verosimiglianza. Ora, questa è la fase di acquisition che abbiamo visto. Ci troviamo nella fase di tracking. Nella fase di tracking vuol dire che il parametro si sta lentamente spostando. Io voglio tenere traccia volta per volta. Che vuol dire si sta lentamente spostando? Che nell'istante successivo, o nei vari istanti successivi, il canale cambia, quindi la funzione di verosimiglianza non è più questa qui, è un'altra funzione di verosimiglianza. Magari sarà qualcosa che è cambiata veramente di poco, e faccio il disegno qui sotto. Ok? Se mantengo lo stesso parametro di prima, vedete? Lo stesso parametro di prima non massimizza più la nuova funzione di verosimiglianza o la nuova funzione di merito che io mi sto prendendo per ottimizzare il mio sistema. La devo aggiornare di volta in volta in modo che tiene traccia del nuovo massimo. E allora la filosofia quale può essere? Bene, aggiorna il parametro all'istante k, partendo dal parametro all'istante k-1 e spostandoti lungo la direzione del massimo, quindi lungo la direzione del gradiente, che è la derivata rispetto a φ, quindi il gradiente di j, valutato nel punto precedente, e ti sposti di una quantità proporzionale di una quantità piccola lambda. Quindi questa poteva essere la stima precedente, io la mantengo aggiornata spostandomi lungo la direzione del gradiente. La cosa funziona se il canale è cambiato di poco, perché vuol dire che il punto precedente si trova vicino al punto di massimo, e se quello è un punto di massimo la funzione lì intorno è concava e l'algoritmo del gradiente ti punta sul t, è in grado di trovare il massimo. Se invece voi aspettate troppo tempo, la funzione di verosimiglianza può essere cambiata completamente, magari potrebbe essere questa qui, scusate, tutta un'altra cosa, e se partite da qua e utilizzate l'algoritmo del gradiente ve ne andate qui, che è un massimo locale invece di aver preso il massimo globale. Il gioco funziona se io faccio l'upgrade dei parametri su scale temporali molto piccole, faccio un tracking. Perché? Perché se è passato poco tempo, il canale è cambiato di poco, la funzione di merito è cambiata di poco,
e io mi trovo vicino al punto di massimo. Se invece è passato molto tempo, la funzione di merito non stilizzare può essere completamente differente, mi trovo lontano dal punto di massimo e se utilizzo la gravità del gradiente non vado a finire sul punto di massimo, posso rimanere intrappolato in un punto di massimo locale, perché non è detto che la funzione sia convessa o concava. Prego. Devo inizializzare sempre l'algoritmo in maniera che prenda il massimo. Io l'ho già trovato il massimo, sto a regime, l'ho trovato nella fase di acquisition. Io voglio soltanto aggiornare il nuovo punto di massimo. Ok? Il giochetto funziona perché io faccio il tracking dei parametri su scale temporali molto piccole, in cui la funzione di merito da massimizzare, che in genere è proporzionale alla verosimiglianza, è cambiata di poco, e quindi io mi trovo in una regione nei pressi del punto di massimo. In questa regione sto, la funzione è concava perché siamo vicino al punto di massimo, e l'algoritmo di gradiente mi permette di ritornare al punto di massimo e mantenerci agganciato. Se poi questa qui la riscrivete in altra maniera, perché potete anche guardare dal punto di vista del continuo, potete spostare questa all'altra parte, fate φ con k meno φ con k meno 1, fatemi fare il monodimensionale, è lambda dj su dφ in φ con k meno 1. Se dividete per un tempo, che magari può essere il tempo che passa fra un campione e l'altro, che possono essere t secondi, ambo i parametri, ambo i membri, e fate tendere il tempo a 0, cosa ottenete? La funzione in un istante, per la funzione in una virgola prima diviso la virgola di tempo che è trascorso, questa si chiama derivata rispetto al tempo del parametro. Deve essere proporzionale con questa costante di proporzionalità, fatemi chiamare lambda primo, una nuova costante. La derivata della funzione volete massimizzare rispetto al parametro nel punto φ. Questo è l'equivalente di quella condizione nel tempo continuo. Un commento prima di chiudere è che se voi fate l'inseguimento della fase di un segnale sinusoidale puro e applicate l'algoritmo del gradiente alla massimizzazione e verosimiglianza, trovate le equazioni che vi danno luogo al PLL. Quindi il PLL realizza proprio una stima ML, una stima e tracking e seguimento ML della fase. La maggior parte, secondo la seconda osservazione invece è questa: la maggior parte degli algoritmi di tracking sono versioni semplificate, modificate, aggiornate dell'algoritmo del gradiente applicato a una funzione di costo, e può essere qualcosa di proporzionale alla funzione di verosimiglianza. Bene, direi che non c'è più nulla da aggiungere su questo argomento e possiamo passare all'argomento successivo, se il tempo lo consente. Mancano 20 minuti, direi che possiamo tranquillamente introdurlo. L'argomento successivo è il dimensionamento di un collegamento. Abbiamo appena visto che il canale di comunicazione introduce uno, tante variazioni sul segnale trasmesso, ma quelle più importanti dal nostro punto di vista sono l'attenuazione, che riduce la potenza ricevuta, e il rumore, che disturba la comunicazione. Ora, se l'attenuazione è molto grande, troppo grande, la potenza di rumore introdotta dal canale è troppo grande,
allora in ricezione avremo una probabilità di errore troppo grande se la modulazione è digitale, oppure un rapporto segnale-rumore troppo piccolo se la modulazione è analogica, e la comunicazione non sarà soddisfacente, nel senso che non soddisfa i vincoli che vengono assegnati al progettista. A questo punto bisogna cambiare le cose e dimensionare correttamente un collegamento, perché io potrei aumentare la potenza trasmessa, oppure potrei dividere tutto il collegamento, che magari può essere molto lungo, in n tratte più corte e mettere nel mezzo n-1 ripetitori, stazioni ripetitrici, in cui ricevono il segnale, ognuno di esse, lo ritrasmettono. Poiché ogni tratta è n volte più piccola della tratta principale e poiché l'attenuazione introdotta dal canale è certamente maggiore se è maggiore la lunghezza della tratta, quindi riducendo la lunghezza della tratta io riduco di molto l'attenuazione introdotta dal canale, posso combattere questo problema, cioè di un'attenuazione troppo elevata, utilizzando i ripetitori e anche modulando la potenza trasmessa. Però per far questo ho bisogno di capire per bene e descrivere per bene, modellare in maniera accurata il rumore introdotto dal canale e l'attenuazione introdotta dal canale. Cominciamo col rumore. Il rumore introdotto al canale in realtà è un contributo di tutti quanti le sorgenti di rumore presenti nel collegamento, che possono venire sia dal fatto che c'è presenza di rumore termico, quindi avete le sorgenti di rumore, sia dal fatto che durante la trasmissione e ricezione il segnale viene elaborato da molti sistemi che sono tutto fuorché ideali, ma sono appunto reali, e ogni sistema reale introduce inevitabilmente altro rumore. Quindi avete delle sorgenti di rumore che introducono il rumore e dei sistemi rumorosi che prendono il rumore in ingresso causato dalla sorgente e lo amplificano, come fanno col segnale, o lo attenuano, insomma lo elaborano. Ma oltre a elaborare il rumore in ingresso, generano essi stessi altro rumore, poiché sono sistemi reali. E quindi per dimensionare correttamente un collegamento ho bisogno di caratterizzare per bene le sorgenti di rumore e i sistemi reali che sono rumorosi. Cominciamo con le sorgenti di rumore. Qui parliamo sempre di rumore termico. O meglio, cominciamo a fare un esempio. Poiché abbiamo già discusso di sorgenti di rumore, abbiamo visto che un resistore che si trova a temperatura T, espressa in Kelvin, a causa della sua temperatura non nulla, gli elettroni che si trovano all'interno del resistore si muovono in maniera casuale a causa dell'agitazione termica, e una carica che si muove in maniera casuale è una corrente, e quindi qui c'è una tensione e una corrente di rumore. Se vogliamo valutare la potenza di rumore, non dobbiamo fare altro di questa causata da questa sorgente di rumore. Non dobbiamo fare altro che collegare questo sorgente di rumore, che fatemi rappresentare in questa maniera, noise source, a un resistore e misurare la potenza ai capi di questo resistore. In genere uno valuta questa potenza, questo sorgente di rumore, sulla base della massima potenza che è in grado di trasferire un carico. E come avrete studiato in elettrotecnica, come studierete in elettrotecnica, il massimo trasferimento di potenza su un carico si ha quando il carico è adattato, cioè quando il carico ha la stessa resistenza della sorgente. Poi quando ci mettete anche induttanze e condensatori avete parlerete di altro, quindi basta che è coniugato, ma qui stiamo parlando di semplici resistori. E allora per valutare la potenza di questo dispositivo, che chiameremo anche bipolo perché ha due poli, basta che colleghiamo
a un carico adattato e misuriamo ai capi di quel carico la potenza. Ora, nel caso di un resistore, la potenza in uscita, la potenza in rumore, valutata nella banda B, è semplicemente la PSD del rumore, KT mezzi, per la banda, perché abbiamo detto la PSD è piatta, e quindi la potenza del rumore è integrale della PSD, ma l'integrale di una PSD piatta è l'altezza KT mezzi per l'ampiezza, cioè la banda, 2B, abbiamo KTB, dove K è la costante di Boltzmann e T, abbiamo detto, la temperatura a cui si trova il resistore in Kelvin. E questo lo abbiamo fatto in una delle lezioni iniziali del corso. Ma questo è un modo, in questa maniera abbiamo caratterizzato le sorgenti di rumore, cioè quando, di rumore termico, quando abbiamo a che fare con un resistore che genera un rumore termico. Ma quando abbiamo, quando abbiamo invece a che fare con una generica sorgente di rumore, cosa possiamo fare? Come possiamo modellarla in maniera semplice, che ci possa rendere semplice la valutazione della potenza di quella sorgente e quindi il dimensionamento del collegamento? Bene, per caratterizzare una generica sorgente di rumore si fa riferimento a una grandezza che si chiama temperatura di rumore. La temperatura di rumore è definita in questa maniera: la potenza di rumore nella banda B diviso K per B. Attenzione alla notazione e attenzione alla nomenclatura, questa si chiama temperatura di rumore e caratterizza le sorgenti di rumore, da non confondersi con un'altra grandezza che andrò a introdurre a breve, che si chiama temperatura equivalente di rumore, che caratterizza i sistemi rumorosi. Sistemi hanno un ingresso e un'uscita, le sorgenti sono sorgenti di rumore, sono ingresso ai sistemi. Le sorgenti di rumore sono caratterizzate dalla temperatura di rumore, che è questa grandezza che ho appena definito, e ora commentiamo in maniera appropriata. Se la sorgente di rumore è un resistore, allora la temperatura di rumore è proprio la temperatura fisica a cui si trova quel resistore. Sono partito da lì. Se invece la sorgente di rumore non è un resistore, ma è una sorgente complicata, allora quella temperatura di rumore è la temperatura alla quale dovrebbe trovarsi un resistore per dare in uscita la stessa potenza di rumore che dà quella sorgente di rumore. Cioè questa sorgente di rumore dà una potenza di rumore P nella banda B. Se io qua ci metto a confronto resistore a temperatura T, questo darà luogo ai capi una potenza P che è la stessa della sorgente rumorosa. Quindi è inutile fare un disegno, è più facile scriverlo, dirlo a parole. Se, quindi lo ripeto per essere più chiaro, se la sorgente di rumore è un resistore, allora quella temperatura è proprio la temperatura fisica a cui si trova il resistore, e la potenza di rumore si calcola come KT per quella temperatura che io misuro. Se invece non si tratta di un resistore, ma è un dispositivo complicato, allora la temperatura di rumore è un parametro equivalente che ha trovato il costruttore, cioè si è messo lì e ha misurato.
nella banda B la quantità potenza e rumore che si mette la misura fisicamente, la divide per KB e la scrive etichettata sul componente. E allora voi vi trovate fuori con una quantità T, temperatura e rumore, che sta etichettata sul dispositivo, e per calcolare la potenza e rumore fate la stessa cosa. Moltiplicate quella temperatura per K per B. Stavolta però quella non è la temperatura fisica del dispositivo, cioè questo dispositivo non sta a quella temperatura. Perché quella temperatura lì sarebbe semplicemente la temperatura equivalente, o meglio, la temperatura a cui dovrebbe trovarsi un resistore equivalente per dar luogo alla stessa potenza di rumore in uscita. A tutti gli effetti, per il mio calcolo, prendo quel dispositivo, lo butto via dal mio schema, ci metto dentro un resistore a temperatura T pari a quella che ho letto sul dispositivo stesso e che c'è stampato sopra il costruttore. Così per calcolare la potenza faccio semplicemente KT per B. È solo un modo rapido per calcolare la potenza e il rumore da sorgenti complicate, perché qualcun altro ha fatto questa misura. È una grandezza quindi equivalente, non è una temperatura fisica vera a cui si trova quel dispositivo. Per esempio, nelle antenne, se uno si mette i capi e misura la potenza e rumore e poi divide per K per B, ottiene questa temperatura di rumore che per un'antenna ha un nome particolare, si chiama temperatura d'antenna. In quel caso la temperatura d'antenna è la temperatura di rumore della sorgente di rumore antenna. Qui perché sono le 10:55, l'argomento successivo, sistemi rumorosi, sarebbe troppo lungo, quindi è inutile